non è la mia storia, è la storia di un gruppo di persone che rappresentano altrettante associazioni, che in un anno e mezzo ha scritto una proposta di legge di iniziativa popolare. Che cosa intendevamo fare, che cosa intendiamo fare? La legge si occupa, vuole prendersi cura dei centri storici della Calabria, dei 400 comuni della nostra regione, ma è stata scritta pensando al centro storico di Cosenza. È stata depositata in consiglio regionale il settembre del 2017, dopo un anno e mezzo di lavoro, giace in consiglio regionale da quel giorno, cioè dai primi di settembre, ancora non è stata discussa e la legge rischia, diciamo, purtroppo di vanificare tutto il nostro lavoro se in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, non avremo uno scatto, diciamo, di orgoglio e dignità da parte del consiglio. Vi è da aggiungere che la legge è stata sottoscritta da oltre 50 comuni, pari a 54 comuni, a rappresentare circa 350.000 cittadini elettori della nostra regione. Tra i comuni, come dire, sottoscrittori della proposta di legge, vi è anche il comune di Cosenza e il comune di Rende. Noi vogliamo occuparci con questa legge delle persone e delle pietre dei centri storici. È una legge che sovverte, diciamo, l'approccio tradizionale rispetto ai centri storici, si occupa quindi non solo dei beni patrimoniali pubblici e privati, ma interviene anche, diciamo, sulle persone, perché riteniamo che l'abbandono dei centri storici sia una delle ragioni che hanno portato alla regressione, al degrado gli stessi centri storici, ma rappresenta al tempo stesso una delle principali ragioni per recupero e la riqualificazione. Cioè non basta intervenire sui monumenti, sulle strade, sul patrimonio abitativo, sugli edifici pubblici, ma è necessario intervenire con ovviamente soldi e buona volontà anche per favorire l'integrazione, per favorire, diciamo, per eliminare le barriere che impediscono alle persone di tornare nei centri storici, di ridurre il disagio degli insediamenti sociali nei centri storici, favorire l'accoglienza, intervenire a favore delle persone e dei nuclei familiari con difficoltà economiche e quindi, insomma, creare la giusta e necessaria integrazione, appunto, di politiche che guardano alle persone e guardano alla materialità dei centri storici. La legge individua anche, come dire, una fonte di finanziamento tra tutte quelle fonti che purtroppo vengono abbandonate, dimenticate nelle pieghe dei bilanci, in questo caso il bilancio regionale, ma in questi giorni abbiamo appreso dei 90 milioni dell'LFSC, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e di altri 35 milioni della cosiddetta agenda urbana, che vede protagonisti i comuni di Cosenza e Rende, e dovrebbero, diciamo, secondo le stime e le previsioni che leggiamo sui giornali, sugli atti più o meno ufficiali, al comune di Cosenza dovrebbero essere destinati circa 19-20 milioni di euro. Quindi, a differenza del passato, oggi c'è una fonte di finanziamento importante che deve essere spesa e spesa bene, individuando, come dire, gli interventi che necessitano più di altri, diciamo, di essere messi in atto, ma con l'avvertenza, su questo io, come dire, sono stato anche sollecitato e in qualche modo minacciato a renderla esplicita, bisogna intervenire non solo sulle cose, ma soprattutto per favorire la permanenza, il ritorno, l'integrazione delle persone del centro storico della città di Cosenza e non solo della città di Cosenza, perché la legge guarda all'intero territorio nazionale. Chiudo, diciamo, con una domanda. Vi è altrettanta sensibilità da parte di chi deve rendere effettiva e operativa la legge? Sino ad oggi abbiamo raccolto tantissime adesioni, alcune delle quali hanno avuto anche una certificazione istituzionale, a dimostrazione del fatto che non vi è solo, diciamo, la politica che non conclude o la politica che pensa ad altro, vi è anche, quindi, un poco di politica, un poco di rappresentanti istituzionali che hanno a cuore le sorti, diciamo, della regione e le sorti della parte più antica della Calabria.
Ora tocca al Consiglio regionale rendere effettiva e operativa questa legge che è stata firmata da numerosi sindaci, di destra, di sinistra, di espressione civica. Adesso spetta anche ad altri a darci una mano. Non c'è il Corriere della Sera che in più occasioni ha richiamato questa esperienza, questo esperimento molto interessante. Il TG2 in alcune sue trasmissioni specialistiche è stato anch'esso, come dire, molto cordiale e affettuoso nei confronti di chi sta portando avanti questa battaglia. Adesso vorremmo, diciamo, che oltre ai soldi che ci sono, si dice i soldi mancano sempre, oggi i soldi ci sono, ci sia anche la volontà politica di fare questo ulteriore passo in avanti. Se lasciamo solo la politica, da sole le istituzioni, probabilmente, come dire, tutte le cose che ci siamo detti questa sera non saranno concretizzate o realizzate. Bene, proponiamo, oltre alla legge, che ci sia un comitato popolare di vigilanza, di controllo, di partecipazione, che segua parallelamente questo percorso, che mi auguro possa arrivare a termine e con successo. Io vi ringrazio per quello che avete fatto finora e quello che riuscirete a fare insieme. Grazie a voi.